Siamo in compagnia di Alessandro Bianchi, cabarettista, attore e imitatore. Ti chiediamo qual è il percorso creativo che porta dall'idea, diciamo, alla nascita della battuta dello spettacolo. Oh, una domanda difficilissima dall'idea. Ma la partenza è la realtà, cioè osservare, ascoltare, vedere un comico, almeno il mio caso è quello di lavorare 24 ore su 24 e girare con questo, il telefono, perché quando c'è un'idea si registra subito, si va poi a archiviare nel computer. Ad esempio, ti faccio un esempio. Il mio Certo. personaggio Faccia de Cane, che è il diplomatico lituano che legge discorsi senza averli controllati e se li è fatti tradurre da un traduttore sottopagato, l'idea nasce a teatro a Genova, all'Archivolto. Ho visto uno spettacolo di un comico canadese e faceva uno spettacolo molto visual, no? Senza Certo. parole. Ad un certo punto tira fuori un fogliettino di carta. Estrae, lo spiegazza, fa ciao, mi chiamo Andrew e sono molto contenti di essere qui a Genova. Era evidente che stava leggendo qualcosa senza sapere assolutamente che cosa ci fosse scritto. Sperava che il tipo che gliel'aveva tradotto avesse scritto quello che lui aveva chiesto di scrivere. E lì mi sono segnato l'idea, questa cosa qua, no? Ma se il traduttore avesse scritto qualcosa d'altro. Poi me la sono segnata. Un paio d'anni dopo cercavo un'idea pigra, che è un po' il mio, come dire, trade union di tutti i miei personaggi, cioè massima resa col minor sbattimento, cioè cercare di imparare a memoria Certo. poca roba, no? Perché imparare a memoria sembrerà impossibile, ma non so se vi ricordate quando andavate a scuola, era un mazzo. E quindi Esatto. cercavo questa idea pigra e ho trovato questa qua in cui avrei potuto leggere, no? Però mi mancava il personaggio e mi chiedevo, ma chi può fare questa cosa? Chi? Avevo segnato che fosse un mendicante col foglietto, eccetera, però non mi piaceva perché contemporaneamente stavo leggendo un libro di Charlie Chaplin in cui diceva Chaplin che per far ridere è l'autorità che deve fare la figuraccia, non il poveraccio. Se cade sulla buccia di banana il poveraccio ti dispiace, ti fa pena, se invece ci cade il vigile, il poliziotto, ridi perché è Certo. un'autorità, è una bastardata, è una cattiveria. Quindi cercavo una figura importante e mentre ero a Parma, la mia città d'origine, c'era lì in visita il presidente della commissione di qualcosa della Comunità Europea. Ho detto, vai, bingo! Lui è interessante perché è un personaggio politico, ci appartiene perché fa parte dell'Europa, ma sappiamo pochissimo di queste persone e funziona con la traduzione. Quindi l'ho provato la prima volta con un discorso in cui diceva ciao, il mio nome, bla bla bla, e ho fatto tradurre, ciao, sono traduttore, risata. Lì in quel momento è scattata la magia del meccanismo comico, è arrivato, l'hanno capito e io felicissimo ci ho proprio, come dire, asfaltato un'autostrada su quel Certo. personaggio perché è veramente il mio preferito, perché ha un meccanismo comico forte e soprattutto perché leggo. Certo, ecco direi. Tu hai cominciato la tua carriera con i mitici Cavalli Marci, gruppo genovese fondato da Claudio Rufus Nocera. Com'è stata quell'esperienza? Beh, è stata una gita lunga 5 anni e mezzo, 6, cioè una cosa fantastica. Dai primi spettacoli abbiamo fatto le 24 ore, il Guinness dei primati, la prima televisione, bellissimo, le prime telepromozioni con le Miss Italia. È stato un sogno, veramente una gita. Vi ricordate quando andavate in gita alle superiori? La stessa cosa, ma durata 5 anni e mezzo in giro per l'Italia con gente incredibile. Quindi un regalo veramente dell'universo, bellissimo, che ho ancora dentro perché è stato un periodo fantastico. Grazie mille.